Pronto Fulvio, mi senti? Ciao Piero. Ciao Fulvio. Allora, questo tramonto l'hai preso o no? È magnifico. Ecco, se tu dovessi dare dei consigli a qualcuno che fotografa, un giovane per esempio, cosa diresti a proposito della nebbia? Ma la nebbia intanto è un alleato straordinario, ma poi c'è nebbia e nebbia. Bisogna intendersene, non so, essere un po' meteorologi, insomma, seguire l'evolversi del tempo. Ci sono per esempio nebbie durante le quali è praticamente impossibile fotografare, tanto sono dense, nere, buie e non permettono, specialmente lavorando a colori. Ma ci sono giornate, per esempio, di questi giorni dove hai una certa luminosità, quindi una nebbia abbastanza trasparente. Se hai questa nebbia, allora è un alleato potentissimo. Venezia è facile o difficile ad essere fotografata? Beh, le due cose insieme, Piero. È facile e difficile. Viverci come ci vivo io, per esempio, può essere facile perché quando mi muovo dal Lido, e credo che sia, almeno personalmente, la condizione sine qua non per scoprirla giorno per giorno, quando uno dal Lido si avvicina a Venezia con la motonave e la domina un po' dall'alto e ha questa scenografia straordinaria che cambia almeno 5-6 volte al giorno, quella è una partenza straordinaria perché l'essenza di Venezia è proprio di questo fenomeno urbano che è nato sull'acqua e chi viene da lì lo vede tutti i giorni. Insomma, ci vuole occhio, mi pare di capire, l'occhio che hai avuto in quella impresa editoriale che poi si è rivelata un grosso successo, cioè Essere Venezia. Ecco, la partenza è stata questa, un libro di prestigio tutto a colori, e siccome il colore oltre al bianco e nero mi ha sempre appassionato e avevo comunque sempre anche lavorato a Venezia a colori, ma mettendole sempre da parte, perché ti dico anche per un problema molto pratico, allora una decina d'anni fa, una quindicina d'anni fa, pensare di pubblicare un libro interamente a colori in rotocalco era impossibile, i costi sarebbero stati veramente debordanti. C'è un vizio in genere diffuso, un'abitudine, diciamo, nei fotografi in generale, ed è quella di scegliersi, quando fanno un libro fotografico, di scegliersi dei compagni di strada illustri. Il caso tuo, per esempio, di aver fatto un libro con una prefazione di Moravia. Il tuo è un libro un po' indiscreto, mi pare che tu ti sia un po' confessato in questo libro. Sì, questo è vero. È un vizio quello di tirarsi dietro i letterati, perché poi non basta la foto da solo? È un vizio no, perché guarda, con Essere Venezia ho voluto coinvolgere un poeta straordinario, forse uno dei più grandi poeti che ha l'Italia, che è Andrea Zanzotto, perché essendo veneto di estrazione, direi quasi veneziano di adozione, lo ritenevo estremamente idoneo a raccontare un suo modo di sentire e di vedere Venezia. Poi con Laguna è chiaro che avendo chiesto a Zanzotto Venezia dovevo rimanere su livelli molto alti e allora ho chiesto ad un altro veneto di origine ma veneziano anche lui più o meno di adozione che è Goffredo Parisi perché adora Venezia. A questo punto dico con questo libro monografico coinvolge tutto il mio lavoro di 30 anni o almeno degli ultimi 15 anni per quanto riguarda il colore, ho pensato naturalmente a Moravia, che era un rischio, nel senso che non lo considero un addetto ai lavori, però è un uomo di grande sensibilità e di grande ingegno, di grande cultura, quindi può dire delle cose meno precise rispetto a certi critici fotografici, ma può avere delle intuizioni straordinarie. Ti
hanno accusato un po' di essere disimpegnato nella professione. Questo è un tema che è angosciante spesso per il fotografo e le accuse sono molto frequenti. Che differenza c'è tra impegno, disimpegno oppure addirittura semplice professionalità? I critici, sai, ne dicono di tutti i colori e poi per me le cose sono molto più semplici, insomma. Il coinvolgimento deve essere di ordine professionale. Non so, uno decide, tu non puoi imporre a un uomo, a un fotografo, dice tu devi fotografare queste cose e non le altre. Non puoi dire a un pittore, lei deve scegliersi questi soggetti piuttosto che altri. Se lo fa ad altissimo livello, qualsiasi cosa, vedi Piero, qualsiasi cosa, il fotografo scelga, l'importante è che il risultato sia sempre di alto livello. Per me questa è professionalità. Pronto Gianni? Pronto? Tu sai che tra me e te c'è in comune una città misteriosa e arcana, regno del labirinto e della sorpresa, di nebbie fittissime e di acque alte. Gianni, qual è la Venezia che ami di più? Scommetto che è proprio la Venezia delle stagioni. Io sai, ho abitato parecchi anni a Venezia, ho cominciato a fare il fotografo a Venezia e la Venezia che ho fotografato e amato di più è stata la Venezia invernale, la Venezia dei veneziani. Tu sei andato anche nelle barene, sei andato in laguna. Sono andato un po' nelle barene, non molto, perché io amo di più la Venezia delle case, dei palazzi, perché ho fatto molte foto con la nebbia, perché mi piaceva questa Venezia che diventava quasi reale, che diventava un scenario di teatro quasi un po' finta, se vuoi, no? Attraverso il velo della nebbia.
Senti, il tuo rapporto con la città senza la macchina fotografica è diverso che non con l'apparecchio? Non esiste, direi, perché ormai purtroppo ci vado pochissimo a Venezia, ma anche quando ci vado sempre con l'apparecchio. È un po' una deformazione professionale ormai. Sei cambiato tu o è cambiata Venezia? Ma io penso che siamo cambiati tutti e due. È facile o difficile fotografarla? È una città difficilissima da fotografare perché è tutto fotografabile, perché è tutto troppo bello. Non so come dirti. È così bello che uno pensa che sia facile, ma poi in realtà è una città molto difficile da fotografare, anche perché l'hanno fotografata tutti. Venezia ha un po' il sapore della morte, dello spegnimento. Tu l'hai sentita questa presenza a Venezia? Sì e no. Direi che pensando alle foto del cimitero israelita lì, alle foto delle barche, dei funerali, così se vuoi questa retorica della morte, no? Mi affascinava. Di che cosa la città è più gelosa? Ma sai, Venezia io credo sia gelosa di tutto. Perché eccetto quei posti molto noti dove di solito va il turista, appena vai fuori 200 metri da queste zone è tutta una Venezia sconosciuta e segreta. Senti Gianni, secondo te Venezia è una città aristocratica o una città popolaresca? Direi è aristocratica come città, però ha anche un animo popolare molto aperto. Cioè con quale delle due vai più d'accordo? Ma direi con quello popolare, senz'altro. Nelle mie fotografie degli ambienti aristocratici c'è sempre una certa ironia. Thank you.
cantar vorrei la mia canzone. Canta una canzone, che voi sai. Ehi! Eventualmente. E vuoi registrarti? Eventualmente, sì. Ah, mi tocca cantare adesso. La puta caserma di cui condo ieri, dorma. Forse coraggio, dai, Mambe va a plezzi e da un plezzi, Gondola, gondola. Ganciaio. Ganso, sotto qua, dai. Chiamami da me. Guarda, la roba del fianco. Guarda, tu non tappa l'accio sotto, qua, come vedo, che mai l'accio sotto. No, niente, tutti i puranelli. A parte che gli esce quelli che i forneri. Guarda il Buradeo qua, Tandu, guarda il Buradeo. Miami, tanto, sai? No, non ti mangi con il vecchio. No, ti mangi qua. Perché mi manca la mia scena adesso. Che è la mancia del capogruppo? Sì, tre carte e la sera. Sì, sono tre carte. Tre carte che non sega, magari. E questi? Sì. Ma a posto? La mia grana, dai, che vuoi da mangiare! Ciao! Porta un ombra! Aspetta! Dammeli 7, mie, un 7! 30 e 70, poi! Sarì anche ora che si dà un ombra e mi pon! Ignorante! Fatti guardia! Thank you.
milione e 500 lire. Dai, parli di ti vanzi. Baruffe, chiacchiere, serenate sono da sempre il sale di Venezia. Ad essa e ai tanti simboli che rendono unicamente riconoscibile la sua immagine, Paolo Monti aveva dedicato una buona parte della propria vita di fotografo. Noi lo ricordiamo come uomo di grande qualità, ottimo maestro, lontano dal clamore di una professione e dei suoi tanti protagonisti.